Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a riutilizzare dei vecchi materiali usati e per la precisione un rotolo finito della carta igienica ed una spugna. Questi due oggetti si possono trasformare in qualcosa di divertente e per il video di oggi ho pensato nello specifico a degli stampini. Gli stampini sono utilissimi in questo periodo per decorare la carta da regalo, che poi si utilizzerà appunto a Natale per incartare i regali, ma sono molto utili anche tutto il resto dell'anno per far divertire i bambini, farli giocare e tenerli occupati per un po' di tempo. Quindi vi lascio subito al tutorial, però prima vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, partiamo! Dunque, in realtà non c'è molto da spiegare in questo tutorial perché semplicemente basta recuperare dei rotolini finiti di carta igienica e poi modellarli con le mani dandogli la forma che preferite. Io ho realizzato alcune forme, questa qui per esempio è la forma di un cuore, la più semplicissima da fare. Poi ho realizzato la forma di un pesciolino, una specie di stella a quattro punte. Una foglia, una stella a 5 punte. Questa qui non è molto semplice da realizzare, ma con un po' di pazienza ci si riesce. Le possibilità comunque sono infinite, io ne ho realizzati solo 5. Insomma, usate la fantasia e fatemi vedere che formine avete realizzato voi e soprattutto per cosa le avete utilizzate. Una volta realizzati i stampini, però bisogna realizzare anche la spugna per l'inchiostro. In questo caso utilizzo un vecchio contenitore da viaggio per il sapone e delle vecchie spugne. Le taglio della stessa forma del portasapone e poi aggiungo semplicemente della tempera. Vado ad inzuppare, aiutandomi con un cucchiaino, la spugna con la tempera. Nel mio caso, per recuperare un po' di tempo, ho utilizzato due colori in un'unica scatola. Ora creare i disegni è davvero molto semplice, basta inzuppare il rotolino della carta igienica con la forma desiderata nella tempera e poi stamparla e poi premere nel foglio. Questo astuccio per le tempere che ho realizzato mi aiuterà anche a non far seccare le tempere, a mantenerle utilizzabili più a lungo. Qui vado a provare le stelle. E i cuoricini. E qua i pesci. E niente, con questo è tutto. Io spero che l'idea vi sia piaciuta. Non si vede benissimo nel video il risultato finale, però se volete posso riutilizzare questa tecnica per realizzare un video dove posso darvi alcune idee per incartare i regali di Natale quest'anno. Quindi fatemi sapere sotto in un commento se volete vedere un video di questo tipo. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!